Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Krapik e oggi siamo qui in un nuovo video dopo un sacchissimo di tempo. Ero scomparso da 3 settimane. Tranquilli, sono vivo perché mi segue su Instagram, magari mi vedeva più attivo lì. Che cosa sarà successo mai, dato che avevi promesso un video al giorno e poi sei scomparso così da un giorno all'altro? Allora, mi si era rotto questo fantastico computer che uso ormai tipo da 4 anni. Si era danneggiato l'hard disk e in pratica mi dava un errore. L'ho dovuto portare dal tecnico, me l'ha dato dopo 3 settimane perché non si capiva cos'era. Alla fine era l'hard disk danneggiato e ho fatto anche riparare il monitor, che quella era una cosa a parte. Comunque siamo arrivati, giunti al fatidico mese di settembre. Io sto registrando il 31 agosto, proprio l'ultimo giorno d'agosto. Dato che adesso comincia la scuola, non potrò portare più un video al giorno, se no, se voglio portare un video al giorno non devo studiare. Siccome devo studiare perché ho anch'io un futuro davanti, al massimo raga porterò 2-3 video settimana, ma penso 2. E in queste 3 settimane c'è stata in mezzo Ferragosto e sono successe tante cose. Per chi mi segue su Instagram ha visto che ho incontrato Jumpitech. Io abito in una città vicino a quest'altra città. Jumpitech è stato a Real Monte. Io una mattina, come tutte, mi sveglio alle 2 di pomeriggio, va bene, vado a pranzare, come ero solo in tavola avevo il cellulare, arriva un messaggio da un mio amico: ciao Simone, c'è Jumpitech alla Scala dei Turchi, che appunto si trova a Real Monte. Ho mangiato velocissimo, mi ero appena svegliato, mi sono vestito, ho chiamato il mio amico e sono andato a piedi 9 km, 6 km, adesso non me lo ricordo di precisione. Comunque mi sono fatto tutti questi chilometri a piedi per andare a incontrare Jumpitech. L'ho incontrato poi la sera, cioè io sono partito alle 2, poi l'ho incontrato la sera all'hotel, perché stalkerando un po' di vari amici suoi che erano con lui ho visto qual era il suo hotel. È stato un Ferragosto abbastanza bello, sì, perché era il giorno di Ferragosto. Poi ragazzi, sono stato a qualche giorno fa, infatti mi sono preso un bel raffreddore e un bel mal di gola. Ora vi avevo promesso il vlog e così ho fatto, cioè almeno ci ho provato, perché mi hanno scoperto che avevo la Xiaomi e mi hanno detto che non potevo portarla. E niente, vi lascio a qualche clip che ho registrato lì. Vabbè, avete visto le mitiche urla anche del mio amico Giuliano. Ciao, ciao Giuliano. Poi abbiamo anche scoperto che i gatti si spaventano delle melanzane. Se voi avete visto vari video virali del web che i gatti si spaventavano delle zucchine, il mio gatto si spaventa delle melanzane. Ed ecco qui il video. È proprio quello di avere tutte le fasce climatiche vegetazionali presenti in un gatto. Oh. Si parte dalla base, dove abbiamo gli alumeti, gli oliveti, per poi salire nella fase... Tutte queste fantastiche cose le potete anche vedere nel mio profilo Instagram. Ogni giorno sono sempre attivo nelle stories. Il mio Instagram è questo, Krapik Official. Non so se è qua, non lo so. Qua da qualche parte spunterà. E niente, raga, io non so quando ritornerò ufficialmente su YouTube. Adesso questo è un vlog. Il prossimo video non so quando uscirà, fra 1 settimana, 2 settimane, non lo so. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto. State tranquilli, i video torneranno tra poco. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Arriviamo a 30 like per questo grandissimo ritorno. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video. Quindi seguitemi su tutti i social, li trovate qui sotto in descrizione. Facebook, Instagram, quello che volete lo trovate qui sotto in descrizione. Condividete questo video con tutti i vostri amici. E niente, da Krapik è tutto. Ci becchiamo in un prossimo video. Ciao.